libera e quindi il voto non sarà più segreto, è una presa per il culo per prendere tempo. Adesso il 1° di luglio c'è la prima tranche dei rimborsi elettorali, vedremo cosa fa, ha già aggiunto l'accordo dei rimborsi, se li prendono e se li tengono fino all'ultimo e ci prendono per il culo. E abbiamo un Presidente della Repubblica straordinario, che nell'arco della nostra storia non si è mai verificato che un Presidente di 85 anni si raddoppiasse l'incarico, 14 anni, non è mai successo. Guardate che qua c'è qualcosa, e in tre, una notte hanno cambiato il destino del paese, in tre, volevano mandare Berlusconi via, scusa, o in galera. Noi avevamo proposto come Presidente della Repubblica Rodotà, se avessero votato Rodotà, Berlusconi in una settimana andava in galera. Se avessero anche Prodi, l'hanno affossato loro Prodi, e allora volevano un alibi per fare l'inciuccione degli inciuccioni, volevano l'alibi della responsabilità, non si può lasciare senza governo un paese perché Grillo e il Movimento dice di no, volevano dare la responsabilità, no, ma ce l'hanno loro la responsabilità, noi siamo da 2 mesi dentro, 163 parlamentari, non ci fanno fare nulla, facciamo leggi, proposte, istanze, ci alziamo in piedi, discorsi straordinari, non esce nulla dai giornali. Vi do questa notizia adesso, vi do questa notizia perché piangevano i nostri parlamentari. Noi abbiamo portato una proposta per questo momento qua alle piccole e medie imprese, che è il nostro centro di gravità. Abbiamo fatto una legge per togliere le cartelle esattoriali adesso alle imprese che hanno un credito verso lo Stato, ed è, abbiamo dovuto combattere, ce l'hanno buttata fuori l'istanza, abbiamo insistito, gridato, e finalmente per la prima volta il Parlamento unanime accetta una nostra proposta. E da domani è attiva, vuol dire che chi ha un debito, un credito verso lo Stato non pagherà le prossime cartelle esattoriali, e non c'è una riga su un giornale, non c'è una riga, anzi c'è le diarie, hai capito, le diarie, ne abbiamo parlato 2 giorni, nessuno si tiene la diaria e ne hanno parlato per settimane, talk show, giornaliste. Questa è l'informazione che è più collusa, e sono collaborazionisti, non sono collaboratori. Stanno facendo un danno a questa nazione, le informazioni così, vergognose, false, peggio della politica. E noi abbiamo un Presidente della Repubblica che fa una festa del 2 di giugno, sobria, va con la sua macchina degli anni 70 aperta, saluta una folla che ormai non ci crede più, si guarda in giro, 85 anni, e mentre si raddoppia la carriera, mentre si raddoppia a 14 anni il suo mandato, nello stesso tempo dà il consenso a una cosa che sarà la nostra vergogna per i prossimi 20 anni. Dal consenso a distruggere le intercettazioni telefoniche tra lui e Mancino in una maniera vergognosa. Ecco perché tengono in piedi Berlusconi, non può essere solo per il Monte dei Paschi di Siena che tiene il culo al PD, perché lì è il problema, il processo di Palermo, siamo sempre lì, sono ancora lì signori, quelli lì sono ancora lì, il Monte dei Paschi di Siena, mancano 21 miliardi e il Monte dei Paschi è stato amministrato da una fondazione del PD, dovrebbero essere messi sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi, e tutti i vertici di Banca Italia e della Consob che non hanno controllato il più grave scandalo finanziario del dopoguerra. Mancano 21 miliardi, il doppio della Parmalat, e la transazione quando il Monte dei Paschi ha comprato a debito l'Antonveneta è stata fatta dalla GP Morgan attraverso Letta, ci sono mischiati tutti e tutti si proteggono l'uno con l'altro, si salvano il culo uno con l'altro. E allora si comincia a parlare di nuovo di presidenzialismo in un momento che la gente si ammazza, si perde il lavoro, cazzo, non c'è più niente, la Confindustria ha detto siamo sull'orlo del baratro, ma quale baratro? Quale orlo? Siamo già sospesi sul baratro, l'abbiamo oltrepassato l'orlo del baratro, come Willy il Coyote, quando Willy il Coyote passa il baratro che rimane sospeso nel vuoto,